Allora, siamo in collegamento con Alessandro Maiorano, il quale ci ha fatto pervenire dei file esplosivi, dandoci il permesso per pubblicarli. Ecco, Alessandro, di che cosa trattano questi file e perché tu vuoi che si pubblichino? Allora, sono delle intercettazioni tra due soggetti appartenenti, uno alle aziende di Renzi, l'altro a un'altra persona, dove i due soggetti, uno nello specifico, parla della cupola renziana e di tutto quello che avviene all'interno delle aziende di Renzi. Ve l'ho mandato dicendo e confermandomi che l'ho dato il 25 di ottobre anche ai magistrati, come li ho dati ai magistrati, li ho dati a voi del Firenze San Lorenzo e altri due giornalisti a livello nazionale, perché a questo punto voglio che la verità emerga, voglio che i magistrati diano un'accelerata a tutta questa questione, e a questo punto mi assumo responsabilità, anche perché voglio che i fiorentini sentano quello che ho sentito io, e poi ognuno si può fare la propria idea e la propria opinione sui Renzi. Io spero che a questo punto queste intercettazioni siano condivise a palla, perché gli italiani devono sentire quello che ho sentito io. Poi ripeto, ognuno si può fare l'idea che vuole sui Renzi, sui popoli e sui conticini. Ok Alessandro, allora noi ti ringraziamo per la fiducia che dai al nostro piccolo giornale e faremo immediatamente un video per farlo ascoltare a questo punto a più persone possibili, visto che si tratta, da quel che abbiamo ascoltato, di cose veramente esplosive. Grazie. Buon ascolto a tutti e condividete. Bisogna capire durante le perquisizioni questi che hanno portato via, che hanno trovato. Perché, scusa una domanda, ma perché come fai a sapere che non hanno trovato quello che cercavano? Perché? Come mai? Perché io ho delle cose vecchie che erano su un altro, come si può dire, su altri PC, su altri che ora non abbiamo più. Però che hai perché? Che hai conservato bene. Quindi praticamente, ecco perché quando tu mi dicesti l'altro giorno, mi ricordo, io ho tolto dalle peste il conticini e l'avvocato Mirko Luca. Ecco, che ora ricollego tutto. Perché gli hai salvato i documenti che potevano essere compromettenti. No, assolutamente no. No. Non era questo l'intento. Io me li sono salvati per entrarmi in culo io un giorno, magari mi mettevano in mezzo alla strada. Io ti ho parlato il culo nel senso che quando ci hanno messo gente di dentro che rubava, io ho chiamato Andrea e gli ho detto, guarda che qui si va tutti a ramengo perché ti rubano. Pensando che lui fosse onesto, in questo senso gli ho parato il culo. Invece ho capito che lui era, cioè ho capito che forse lui era il principale disonesto della piramide, e quindi... Il gioino truffaldino di questi signori erano anche le false fatturazioni. Certo, che lì dentro c'erano due persone che si occupavano di Nextiv e che la struttura non si poteva permettere di pagare. E allora la signora Popoli emetteva una fattura per coprire, diciamo, veniva fatta la Popoli una fattura per coprire... La madre di Renzi, la Popoli, no? Esatto. Sì, ci pagavano gli stipendi a copertura degli stipendi di questi due. E tu hai le prove di questo? Chissà. Madonna mia signore, mamma mia signore, guardate. Sì, dei Renzi, tutto a posto? Tranquilla la situazione? Non credo, perché comunque... come si può dire, interlocutore mi ha detto che... Chi l'ha l'interlocutore? Il mio titolare, chiamalo mio titolare. Ah, i conticini. No, il mio titolare non è i conticini, anche se diciamo che più dietro poi lui tira le fila di tutto. Però insomma, diciamo che questa persona che guida l'azienda, chiamalo mio titolare, testa di legno, testa di cazzo, chiamalo mio titolare, mi ha detto che appunto loro sono messi male.
che ora gli è già arrivato un avviso di garanzia per un motivo, ora gliene dovrà arrivare altri per il master, eccetera, eccetera, che dovranno, diciamo, cambiare il nome all'azienda dove lavoro, perché non si può più presentare da nessuna parte, e che dovrà subentrare ai suoi clienti altre persone, che tanto li prenderanno tutti. Ricade l'arresto questi? Secondo me sì. Dice che prima o poi arrivano con la camionetta, li quattro la mattina e portano tutti via. E Tiziano Renzi Labovoli? Anche. Tu dici? Questo è quello che mi è stato riferito, poi fa conto che comunque il mescolare è una persona che ci parla direttamente, quindi sicuramente staranno imbottendo qualcosa di quale 40 famiglie lavorano lì dentro, questa è l'unica cosa positiva. Ma scusami tanto, ma cioè questi rischiano l'arresto per due fatture oppure ci sarà qualcos'altro dietro? Qualcos'altro sicuramente. Dentro altre due fatture. Ma te praticamente, e che tu mi consegni lunedì? Io ce l'ho portato, un baraccone di fatture false, sì. Di lavori che la cooperativa non ha mai fatto, sì. Capito? Mai, non ha mai fatto. Poi ti porto, ti bastano, ma sono pacchi di fatture, ma fa fatture da 50, 100 mila, non so quanti soldi viene fuori se fa la cosa. Ma questi da Guardia di Finanza non ce li ha, giusto? E burda, ho già risposto. Vabbè, ho capito, ma... E soprattutto, diciamo che ho anche delle mail a supporto del fatto che dietro ci sono sempre conticini, c'ho una lettera firmata e timbrata da tutti praticamente i soci della cooperativa che hanno inviato a suo tempo ai 26 dove dicono che loro tirano le fila della cooperativa, che sono dei ladri, che hanno rubato quello e quell'altro, una serie di cose. C'ho delle mail che provano che i personaggi sono passati da un'azienda a un'altra e che comunque ci sono troppe coincidenze con i loro clienti, quelli che conoscono i vari responsabili marketing. A forza di rivederle, di rimetterle a posto, sono andata un po' in tilt, perché poi mi hai detto fare la doppia cosa. Eccetera. Ma a me mi servono tre nomi, Conticini, Bovoli e Renzi, tutto il resto è secondario, cioè, capisci, di questi tre, c'è roba che di questi tre è grossa? Ma scusami, ma secondo te, no, il cliente di cui sono fatte le fatture false, chi è, mio? No, punto. E la persona che l'ha prodotte e che hanno messo lì per fare questa cosa, è un loro amico stretto con cui hanno avuto una società anche tempo addietro, eccetera, eccetera. Senti, ma di indirettamente Matteo Renzi c'entra oppure dovrà avere solo delle ripercussioni a livello politico quando farò scoppiare la bomba? Io che non sono dell'ambiente, secondo me avrà solamente, perché io di lui non ho niente. Sì. Cioè io chiaramente ho solamente cose che possono avvalorare che loro fanno fatture facili. E quindi di conseguenza... Se è una cooperativa, visto che se ne è parlato tanto, che loro hanno appunto sempre operato in maniera occulta dietro queste cooperative, ho addirittura stampato il libro soci per dimostrarti i parenti che ci hanno messo lì dentro. O addirittura c'è una ricevuta di un pagamento di uno che lavora ai 26, quindi nella ditta di Laura Bovoli, e che era invece amministratore anche dentro la Marmolit. Mi sento male, perché tutta la vita che io sto dicendo che questi stanno rubando, cioè mi sento male, male nel senso mi incazzo, capito? Cioè, quello che chiaramente ti posso portare io è tutto relativo a un'azienda che ti può ulteriormente dimostrare che loro hanno tirato su, che loro hanno operato dietro occultamente, loro ci hanno messo dentro i loro parenti, addirittura gente non c'è mai venuta a lavorare dentro e l'hanno pagata. Poi c'ho verbali d'assemblea firmati da gente lì dentro, erano praticamente persone occulte, non esistevano legalmente. C'ho il bonifico, se te l'ho già detto, il bonifico, quindi il pagamento, quindi la prova, che uno che lavora ai 26, è amministratore nella mia cooperativa, e chi ce l'ha messo? Io? Madonna mia signora, cioè questa è un'associazione a delinquere, questa è una vera e propria associazione a delinquere, ma aspetta, ma non è finita, no, ancora, no,
tutta questa roba che io, tutto il trovo che io ti porto, relativa chiaramente all'autodistribuzione, ti porta a galla dei nomi che hai sicuramente sentito dire quando per esempio c'è stato il processo a Genova del Tiziano. Il famoso massone? Bravissimo, io ho le prove che quel massone l'hanno riportato lì dentro. Cioè lui come si chiama di nome? Luciano? No, beh, com'è il nome di questo? Mariano. Mariano Massone, ma ce n'era un altro anche, Mariano Massone. L'altro era il padre, però non è il padre. E che prove c'hai su questi? Che praticamente hanno, io ho la prova che con questo massone hanno costruito una filiale della mia cooperativa in Piemonte, che gli hanno passato l'Esselunga. Vabbè, un cliente sempre delle 26, e guarda caso sto massone ritorna sempre. Cioè hai le prove che i personaggi che circolano intorno alla famiglia, ancora una volta anche in questa cooperativa ritornano. Ti ho stampato la situazione patrimoniale dell'azienda. E quindi? E quindi lì ci vuole uno che se ne intende, perché a me mi sembra che c'è scritto situazione patrimoniale provvisoria. Secondo me, da ignorante di farlo, quella praticamente la stavano elaborando per farla tornare, perché da una parte è scritto situazione clienti e da una parte c'è un'altra cifra che non torna, no? Secondo me se un avvocato la vede può evincere che la stavano sistemando, non so come si chiama. Stavano truccando i bilanci. Esatto, grazie. Ma le fatture false quante sono in tutto della Bovoli di Renzi? Una ventina? Ma io sono per più. Cioè, si evince che sono false da cosa? Allora, si evince dal fatto che se le vedi e dici, cazzo con questo cliente quanto ci ha guadagnato la cooperativa. Peccato che tutti i soci della cooperativa questo cliente l'hanno mai distribuito. Eccoci. Spiego? Sì, perfetto. Ma ci vogliamo mettere che il presidente della cooperativa l'avvocato e lei era l'avvocato che seguiva l'operativa stessa e te come ben saprai, uno che esercita l'avvocatura non può assolutamente fare il presidente di una cooperativa neanche. E questo è Luca Mirko? Questo è l'avvocato Mirko? Bravissimo, bravissimo. Ascolta, Bagattini invece? Bagattini c'entra in questa situazione, ma avevi accennato che forse anche lui c'entra qualcosa di... No, io ho detto che praticamente sono del solito studio, però uno è diritto del lavoro e l'altro è penale. Ho capito, sono le stesse tutte e due, lavorano insieme. Ma io non l'ho mai visto, questo Bagattini non l'ho mai visto. Va bene. Ma la signorina che gli teneva l'amministrazione farebbe meglio a star zitta. Chi è questa? Ma come, non la conosci, la signora Stefania? Chiama il cognome? Stefania? Praticamente lei lavorava e teneva l'amministrazione per i 26. E poi è stata assunta dove lavoro io. Cioè anche quello è un altro collegamento tra loro e l'azienda. Ci hanno messo sempre persone che potessero far tornare i conti, che potessero aiutarle a fare il stesso di Shumai. Gliel'ha tenuto il commercialista Cippalippa, capito? Ci hanno messo una persona loro, di loro fiducia. Sì, va bene, come sempre fanno. Come sempre fanno. Ma secondo te il presidente della cooperativa è stato prima o quello Irignano e poi Rovecchio che faceva il regista, ok? Che c'ho un verbale d'assemblea dove gli davano 4.800 euro al mese, e questo che ti dice tutto, primo. Poi ci hanno messo un suo amico col quale aveva il Tiziano Renzi una società, non so se l'ha mai sentita, la Speedy. La? Speedy, avevano a Roma. Sì, la Speedy. E ci hanno messo lui come presidente, un nipote come amministratore e un impiegato della loro azienda come altro amministratore. Ma questo non ti dice nulla a te, questo capirante? A me mi dice. Ma non è finita qui. No, ancora. Come si chiama chi? No, ancora, Dio, non è finita qui. Certo non è finita qui, che cosa hanno fatto loro? Loro hanno preso altre persone che molto tempo fa avevano un'azienda di distribuzione a livello pubblicitario, erano due soci, allora che poi l'hanno venduta. Uno è andato a lavorare alla Nexiv, quasi bene il padiglione auricolare, Uno è andato a lavorare alla Nexiv, e quello che ha rubato le mazzette che ha preso, Dio solo lo sa. E chi è questo?
e si chiama Gianluca Sughi. Infatti è stato Gianluca? Sughi. Sughi, ah, sì, lo sentivo nominare. Che praticamente cosa ha fatto? Ha preso un sacco di mazzette. Ci sei? Perché ci cosa sei. Ha fatto? C'aveva, lui era praticamente, era per lo smistamento raccomandate, queste cose qui, no? Ha preso un suo amico, gli ha detto, ora ti puoi aprire 5 filiali della Nexiv, tu a me mi dai 2000 euro in mese, che poi l'hanno buttato fuori, ora cosa fa? Il commerciale per Andrea Conticini, che è colui col quale ha creato l'azienda dove lavoro, ci sei fino a qui, e ti ha puppato anche lì dentro, quindi se vedi, ma non solo, sempre la stessa persona mi ha aperto un'altra azienda che si chiama Todo Bien, ridi per il nome, per i controlli sulla qualità della distribuzione, quindi se te prendi in camera di commercio tutte queste aziende, ritrovi i nomi una per una in tutte le aziende, quindi trovi un filo conduttore. Ma poi domani ci sarà dell'altre, guarda, sta zitto, sta buono, domani? Sta buono, ci sarà dell'altre. Perché che tu c'è ancora? Io sono la dimostrazione che loro hanno acquisito dei lavori perché conoscono il responsabile marketing, che prima lavorava in Esselunga. Chi è? Domani ti fa nome. No, no, dimmi, l'Esselunga mi interessa, chi è questo l'Esselunga? Allora, ora non ci lavora più perché l'hanno mandato via, si chiama Fizzi uno. No. E uno Gasperini. No, Gasperini nome. Federico. E quell'altro Fizzi? Fizzi Luca. Guarda caso, sempre questi signori avevano l'agenzia pubblicitaria, facevano Esselunga, e come responsabile marketing c'era questo Fizzi, che poi l'hanno buttato fuori e andato a lavorare da un'altra parte, e ora fanno i volantini di quell'altra parte. Poi guarda caso, sempre con ex... responsabile marketing dell'Esselunga che si chiama Gasperini Federico, okay, che anche lui è stato mandato via, ora lavora in un'altra grande CDO e guarda caso distribuiscono anche quella, e chi è l'interlocutore è sempre lo stesso, ma che sarà un caso? No, non è un caso. Ma ti basta? Ma perché c'è ancora? Poi ci sono le cose probabilmente che interessano meno, ma non lo so. Del fatto che comunque queste persone gestivano un'azienda senza essere legalmente, come ti posso dire, registrate, cioè magari lavoravano alla, questo lavorava alla Nexive, però all'interno della cooperativa gestiva il personale, pagava gli stipendi, cioè faceva bonifici, e io ho tutte le mail dove gli dico, per esempio, ma quando mi paghi lo stipendio? Sì, tranquillamente, mi faccio mandare la busta paga e domattina ti faccio il bonifico. Hai capito? Quando lui faceva magari delle fatture, chiaramente per pararti il culo, come si dice quando come consulenza. Ma vera o fittizia? No, è fittizia perché te non è che fa la consulenza, te gestisci il personale e i pagamenti del personale. Sì. Capito? Se poi servono, io posso dimostrare che questa persona ha firmato gli assegni quando all'inizio pagavano con gli assegni, i miei parlo, i miei, con la firma di un altro. Madonna mia signore. E si vede che non è la firma della persona. E la banca, scusa, non se ne è accorta nei pagamenti? No, perché lì praticamente avevano i conti sempre in banca dove c'erano amici, capito? Magari ci facevano meno caldo. Bob, scusa, tutto questo la Guardia di Finanza andrebbe a perquisire e non ha trovato un cazzo perché avevi tutto nascosto. Perché? Non è che io l'ho nascosto, lo spiego, io lì dentro dal primo giorno a oggi, io lavoro per tre. Il Conticini mi ha pure preso per il culo, ma che detto, sì, ma io lì dentro non ci voglio morire, ma io devo trovare qualcos'altro, sono andato avanti altri 4 anni, però intanto gli è parso, l'ha sistemato, capito? E a me mi ha lasciato lì prendendomi per il culo, e questo mi dà fastidio, perché se te non mi sistemi, perché io non ti posso fare una fattura falsa, non ti posso dare dei soldi, allora mi dici piuttosto non ti posso aiutare, e questa è un'altra cosa che mi ha fatto incazzare. Certo. Poi oltretutto hanno cambiato il drive, hanno cambiato tutto lì dentro, perché abbiamo cambiato anche struttura, abbiamo cambiato piano di lavoro, e quindi hanno cambiato tutto e come se fosse ricominciato da capo, quindi quelli non ce l'hanno, ma non perché non ascoltino, cioè ce l'hanno per quel motivo lì, perché non c'è più nel computer.
prima deve essere mandato tutto ai magistrati. Io voglio solo che la verità emerga. Ma se prima arriva tutto sul tavolo dei magistrati, per esempio, se domani mi dai la roba, ok? Io mi tengo pronto, dopodomani o domani sera mando tutto a chi di dovere. Calcolo una settimana di tempo, dopo una settimana, 10 giorni, incontro il giornalista e gli può vedere quello che reputo più interessante, la roba di Monte dei Paschi di Siena. Dopodiché, a che punto, anche se qualche PM voleva separargli il culo, non può più, perché a che punto esplode tutto sui giornali. Cosa succede? Io voglio evitare qualsiasi tipo di denuncia. A te la denuncia, a te la denuncia. Perché voglio essere prima io. Ma se tu la denuncia, se chiude, ma io vado a fare un esposto, certo. Ma te la denuncia non la becchi, e poi stai facendo tutto non a titolo di economico o di tipo estorsivo, tu stai facendo tutto in onore di verità, al fine della verità emerga. Quindi, cioè, i magistrati dovrebbero solo ringraziarti. Tra l'altro io so pure anche un'altra cosa, ma questa non so come fare a farla uscire. Dimmi. Che l'amico di Renzi, nome e cognome, Minkuzzi. Di Giuseppe Minkuzzi. Sì, Minkuzzi, sì. Che ha curato la cooperativa fino a poco tempo fa. Sì. Praticamente lui si ritrovava la sera alle 10:30, 11:00, sì, in cena, sì, 2:30, 23:00, e dava i soldi sotto banco ad alcuni lavoratori perché, sì, appunto non procedessero. Cioè? Procedessero a fare che? Perché siccome loro si sentono sottopagati, no? E sì, allora lo minacciavano di andare all'ispettorato, sì, piuttosto che alla finanza, sì, però sì, non so come dimostrarlo, perché tutti ne parlano e tutti lo dicono, infatti, però non so come dimostrarlo, insomma, questa è una cosa gravissima. Indovina da quali soldi li prendeva per pagarli? Dal Monte dei Paschi di Siena. Assolutamente no, dal macero. Al macero, quindi truffa nella truffa. Perché se io potessi, te lo giuro su Dio, andrei alla guardia di finanza e glielo direi, il problema è che non lo posso trovare, è un problema di denuncia, capito? Ma dovrebbero trovarlo loro, Loro dovrebbero, secondo me, chiamare tutti quelli della cooperativa, perché ci sono persone che non li hanno presi, che sono venuti a sapere che di altri che li hanno presi e che sono incazzati come delle scimmie. Quindi quando uno è incazzato come una scimmia, cosa fa? Chiacchiera. Certo. Però lascia stare questa cosa, anche se è importante. La roba che mi devi dare sì, è molto importante, ma quello poi viene a catena. È il Monte dei Paschi di Siena che è fondamentale, insieme a tutto il resto. Un'altra cosa, ho letto che hanno trovato il modo per aggirare la non denuncia dell'UNICEF per seguire. Sì, è vero. Oh, chi è che ha avuto questa genialata? Gentiloni. No, mi sono spiegato, Gentiloni aveva fatto la legge per non... Sì, all'interno dell'UNICEF, okay. Il coso, come si chiama? Quello del consiglio di amministrazione, il politico con gli occhiali, come si chiama? No, ma c'è scritto sul giornale che hanno trovato un modo per aggirare questa cosa di non fare la denuncia e quindi per seguire comunque i conticini. L'ho letto prima, guarda. Sì, ma cioè, a questi la mafia gli fa una sega. Ma tu lo sai che a questi la mafia gli fa una sega? Davvero un'associazione a delinquere tra tutti, mamma mia. Questi giorni l'ho incontrato, veramente. E pensare che io te lo dico col cuore in mano, per me Andrea era una persona per bene e tutti ci siamo rivolti a lui quando con la cooperativa rubavano e tutto quanto. Poi dopo abbiamo capito che i figli erano proprio da lì. Ma secondo te Andrea Monticini, cognato di Renzi, si mette a fare la battaglia? Ma noi eravamo all'oscuro di tutto questo. E ora invece, ma di questa storia in quanti lo sapete? Di dentro. Dice di Conticini che è un bastardo? Sì, tutti. A tutti, anche perché ci sono dei miei colleghi che hanno detto che se la cooperativa chiude, loro vanno a chiedere i danni anche a livello legale a Conticini, perché per tutti noi Conticini era quello che portava avanti la cooperativa. Sì. Lui è venuto personalmente in alcuni lavori a presentarsi come se l'operativa fosse sua. Che cazzo vuole?
Ma guarda che sto, non ti credere, c'è della gente che ti ha detto che se non, tutti non risolvono vanno da giornalisti, ma loro ci vanno davvero. Ma speriamo. Ma c'è un casino lì dentro che non ha dell'umano, meno male questi giorni sono stato a casa e non ho voluto sentire parlare di niente, però cioè, la gente mi chiama, me lo dice, cioè, non è che non me lo dice. Mamma mia. La cosa più bella sarebbe veramente vederli prendere con la camionetta e buttarli al gabbio, come dico io. È stata fuori la roba di Monte dei Paschi, sei un altro camionetta.